Ciao a tutti raga, bentornati a un nuovo video. Oggi andremo a vedere come usare Crossbones, perché me l'avete chiesto veramente in molti. Ultimamente l'ho anche doppiato come 5 stelle, quindi andremo ad analizzarlo direttamente 5 stelle. Dopodiché nella seconda parte di questa puntata ospiteremo una maxi apertura a cristalli che mi è stata postata da uno dei miei follower. Adesso innanzitutto andiamo a vederci naturalmente il nostro eroe e cominciamo con la descrizione di come usarlo. Andiamo a prenderci il nostro bisteccone Crossbones e andiamo a vedere che cosa fa. Naturalmente saltando all'inizio che cosa fa con l'abilità risvegliata, perché anche da singolo c'è da dire che questo Crossbones spacca veramente tanto. È uno dei personaggi, diciamo, di punta da usare in certe situazioni in cui magari, ad esempio, ci sono dei nodi particolari in cui voi possibilmente non dovreste mettere dei debuff sull'avversario. Altrimenti l'avversario guadagna delle cose particolari, come ad esempio può essere in storia atto 5 capitolo 4, ad esempio. Andiamo a vederci che cosa fa Crossbones da passivo. Innanzitutto una piccola precisazione: ha una salute e un attacco veramente veramente interessanti. Questo perché? Perché ha un sacco di salute, raga, veramente ne ha tantissima. Fate conto ad esempio che io ho Rhino 5 stelle e ha la stessa identica salute, uguale, precisa, lo stesso attacco di Crossbones. Quindi è tutto dire, ha un botto di salute Crossbones e mena anche molto forte. Andiamo a vederci cosa fa da passivo. I guanti idraulici di Crossbones gli permettono di sopraffare i nemici. Quando prova a infierire con un colpo critico, fa attivare invece Furia e l'attacco aumenta di un tot per 8 secondi e mezzo. Questo tot, raga, è all'incirca metà del potere d'attacco di Crossbones, quindi avete all'incirca un più 50% d'attacco quando mette Furia. Attenzione però, per ogni Furia poi che impila, e questa è la cosa utile. Poi c'è da dire che la potenza degli effetti di Furia di Crossbones aumenta fino al 20% a seconda del suo rating danno critico. Più il suo danno critico aumenta, più gli effetti Furia diventano potenti. Questo è veramente comodo. Continuate a menare, cioè Crossbones non è difficile, raga, da usare. È un personaggio che fa gran danni, tanta salute, molto semplice da usare, della serie pestate, 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 punto. Per ogni effetto di Furia attivo, attenzione che questo è molto utile come abilità, Crossbones domina l'avversario, riducendone la precisione abilità difensiva di 22% per pila di Furia. Quindi quando avrete raggiunto, diciamo, all'incirca 4 Furie, è più che sufficiente, con 4 Furie avete ridotto praticamente del tutto la precisione abilità difensiva dell'avversario, cosa particolarmente interessante contro molti avversari che hanno delle capacità difensive davvero rognose. Sopraffazione. Cosa fa con sopraffazione? Questa vi consiglio di usarla davvero. Naturalmente, se avete della serie preso dimestichezza con Crossbones, vi fidate a usare sopraffazione. Perché? Perché con sopraffazione è meglio colpire e non farsi colpire. Adesso andiamo a vedere perché. Come per tanti eroi, praticamente, per attivare sopraffazione, mantieni il blocco schivandoli indietro per 2 secondi. Una volta attivata, sopraffazione dura 8 secondi prima di ricaricarsi, quindi è un meccanismo molto semplice che hanno tanti eroi per attivare un'abilità, alla fine. Quando Crossbones attiva sopraffazione, ottiene 3 effetti di Furia, mentre armatura e superblocco vengono ridotti del 50% per tutta la durata di sopraffazione. È per questo che vi dicevo prima, meglio colpire che essere colpiti. Sacrificate parte della vostra difesa in favore dell'attacco. Mentre sopraffazione è attiva, la crescita potere offensiva di Crossbones aumenta del 40%, significa che guadagnate un 40% extra di potere per ogni pugno che tirate voi, e la sua crescita potere difensiva diminuisce della stessa percentuale. Se vi colpiscono, guadagnate meno 40% di potere rispetto a prima. Cosa fa con l'attacco speciale 1? Allora, con l'attacco speciale 1 c'è il 100% di chance di ottenere Furia, aumentando il suo attacco sempre di quel 50% circa per 8 secondi e mezzo. Utile? Sempre utile, raga. Cioè, la speciale 1, continuando a sparare raffiche di speciale 1, continuate a impilare anche Furie, oltre alle Furie che già mette. Questo effetto, attenzione, attacco speciale 2. Questo attacco incenerisce i nemici e infligge all'incirca l'attacco di Crossbones di danno energia per 10 secondi. Questo effetto rimuove anche le chance di blocco perfetto e riduce il superblocco del 50% finché attivo, quindi questo è particolarmente utile magari contro avversari che hanno un blocco pressoché perfetto per sfondargli un po' di più la difesa. Attacco speciale 3. Usare questo attacco aggiorna all'istante il timer di cooldown di sopraffazione. Quindi, strategia migliore? Beh,
L'attacco speciale 3 lo usate solo se vi serve a tutti i costi aggiornare subito sopraffazione, quindi potreste come strategia dire io mi tengo la barra di potere a 3, non uso le speciali, continuo a pestare forte. Dopodiché attivo sopraffazione e appena mi scade faccio la speciale 3 ed è pronta di nuovo sopraffazione. Questa è una buona tecnica per continuare a pestare forte e fare tanti danni in poco tempo. Altrimenti su scontri misti io l'attacco speciale 2 sinceramente, a parte rari casi appunto dove c'è questo super blocco dei nemici, lo lascerei stare. Io andrei principalmente di speciale 1 chiaramente per aumentare ancora di più le furie che metto. E adesso andiamo a vedere cosa fa da svegliato, perché da svegliato raga ci guadagna ancora di più. Si attiva allineamento Hydra, è un'abilità passiva, quindi quando Brock Ramlow subisce un debuff, il brutale allineamento Hydra fatto gli dà una chance pari al 16,31% di annullare il debuff e convertirlo in un effetto furia. Questa chance aumenta del 15% contro i campioni scientifici e diminuisce del 15% contro i campioni mutanti. Allora, come vedete, io ce l'ho risvegliato a livello 20, che per un 5 stelle comunque siamo a 20 su 200 di livello di risveglio. Se voi andate a maxare il risveglio proprio a livello 200 o comunque a livello 99 per un 4 stelle, vi renderete conto che praticamente ogni debuff che vi viene piazzato addosso lui lo annulla convertendolo in furia. Questo lo rende davvero davvero utile contro molti. Facciamo un esempio banalissimo: mi piazzano addosso sanguinamento, non mi interessa niente, tanto diventa furia. Mi piazzano addosso, che so, spossatezza, debolezza, non importa, mi diventa furia. Anche ad esempio contro avversari molto fastidiosi tipo Dormammu, che vi mette addosso degenerazione, quella viene convertita in furia. Quindi vi rendete conto che un Crossbones risvegliato, più o meno come fa Agente Venom come abilità di base, cioè ha delle buonissime capacità di annullare i debuff e addirittura in questo caso qui convertirli in furia, quindi doppio vantaggio, non solo li annulla. Adesso, come al solito, noi andiamo a vedere anche come usarlo al meglio, quindi facciamo il solito video, questa volta come sempre da adesso in poi parlo durante i video mentre lotto, andiamo a vedere le strategie migliori e ce lo portiamo come al solito contro Soldato d'Inverno nel Reame delle Leggende. Ed eccoci qui davanti a Soldato d'Inverno. Partiamo naturalmente senza vantaggi dati da un team sinergico, quindi partiamo neutri per far vedere il potenziale. Ricordatevi che questo Crossbones ovviamente è a rango 1, quindi non aspettatevi dei danni assurdi, ma guardate di per sé la dinamica. Vedete? Le furie aumentano molto in fretta. Ricordatevi che scadono altrettanto in fretta. Vedete che c'è comunque un indicatore? Usare la speciale 1 aumenta il danno fatto, ma non aumenta quel contatore di furie. Io adesso sto tenendo premuto, esatto, vedete? Mi si è attivato, tenendo premuto indietro per 2 secondi, mi si è attivato sopraffazione. I danni, come potete vedere, sono nettamente superiori. Adesso è scaduto il timer di sopraffazione, perché dura solamente 8 secondi. E ci mette un tot per riavviarsi. Vedete che c'è comunque il timer di speciale 2, come vi dicevo, serve a poco, fa comunque un incenerimento ma non così elevato, non conviene usarla spesso a meno che non vogliate sfondare un blocco particolarmente difficile con certi nemici. Adesso noi volontariamente aspettiamo con la tecnica numero 2 di cui vi stavo dicendo di avere la barra di potere, diciamo, del speciale 3 piena, in modo tale da poter riaggiornare il timer di sopraffazione all'istante. Ecco, è il momento giusto, vado indietro, schivo, attivo sopraffazione, sfrutto, diciamo, tutta la forza di sopraffazione fino a che non mi scade. Ops, piccola sbavatura. Speciale 3, andiamo ad attivare immediatamente la speciale 3, che già di per sé, ragazzi, fa dei bei danni interessanti, ma vedrete che il contatore di sopraffazione si è immediatamente riazzerato. Infatti adesso, fateci caso, si può tenere premuto indietro di nuovo e riattivare sopraffazione e andare di nuovo a spaccare la faccia al Soldato d'Inverno. Avete visto la dinamica? Di per sé è semplice da usare. Come vedete, le furie continuano ad aumentare durante il combattimento senza problemi. Ricordatevi però che chiaramente, esattamente come aumentano, quelle vanno anche scadendo. La dinamica di Crossbones è veramente semplice, come vi dicevo. Se poi è risvegliato, tanto meglio, perché alla fine i danni aumentano
in base alla possibilità anche di levarsi di dosso. Ecco, attenzione, sopraffazione un'altra volta, aspettiamo che finisca l'effetto di sopraffazione. Esatto, il timer ci sarebbe, ma noi lo aggiorniamo immediatamente, andiamo di speciale 3, che comunque, ripeto, a buoni livelli di rango, diciamo rango 2, rango 3, fa già dei bei danni comunque, quindi è anche utile di per sé, e abbiamo di nuovo la possibilità di riazzerare il timer e ripartire con la sopraffazione. Adesso chiaramente il povero Cross, con la salute che ha dato praticamente tutto quello che poteva dare, gli tiriamo ancora un paio di pugni e via. È andata, ok. Avete visto, raga? È stato semplice, alla fine è un personaggio molto molto semplice da usare. Avete tante possibilità, potete usarlo sparando spesso speciali 1 per aumentare l'attacco in scontri brevi, potete usare sopraffazione sempre in scontri brevi, potete tenere la speciale 3 pronta, diciamo, per fare quello che volete con, diciamo, uno scontro lungo. Quindi potete fare sopraffazione, speciale 3, a zero il timer di sopraffazione, di nuovo speciale 3, quando è pronta, e avanti così. Alla fine il fatto di averlo risvegliato è solo comodo in più, perché vi leva di dosso i vari debuff trasformandoli in furia. Più alto è il livello di risveglio, più è facile che elimini i debuff e li faccia diventare furia. Quindi la dinamica di Crossbones si limita a questo, ma è davvero un eroe molto 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 buono. Sicuramente 5 stelle risvegliato merita senza dubbio anche il rango 4. Mentre invece 4 stelle risvegliato, rango 5 ce lo vedo molto bene. Ricordatevi però che chiaramente i 5 stelle sono il futuro, quindi se avete intenzione di fare certe scelte per dei 4 stelle, fatele pure. Ma non fatele per tutti i 4 stelle, perché qualche risorsa la dovrete sempre tenere per i 5 stelle. Adesso andiamo a cambiare argomento, passiamo alla seconda parte del video di oggi. Adesso nella seconda parte di oggi andiamo ad ospitare un contributo che mi è stato inviato prima da un mio follower, che ora adesso è anche mio membro Alli, quindi andiamo a vedere direttamente una maxi apertura di cristalli a Q di varie mappe fatta da Masikin. Andiamo a vederci il video. Thank you.
Ed eccoci giunti ai saluti finali, raga. Come sempre, come vi dico tutte le volte, qui trovate in basso nella descrizione a questo video qua su YouTube, trovate tutti i link al mio canale Telegram, al mio contatto privato Telegram in cui potete mandarmi i vostri bug, le vostre imprese eroiche, le vostre richieste di reclutamento se siete un ally, vi do un po' di visibilità. Potete mandarmi anche le vostre richieste per guide o video specifici sui vari eroi e anche naturalmente domande. Vi rinnovo il discorso che siete in tantissimi, quindi vi ringrazio molto e qui si punta ovviamente ai 1000 iscritti, quindi condividete più possibile, però ricordatevi che siete veramente in molti, quindi le risposte vi arriveranno il prima possibile. Purtroppo ne ricevo veramente tantissime ogni giorno, cerco di leggerle tutte, ma al peggio entro la giornata successiva rispondo a tutti. Come sempre c'è anche il link qui nella descrizione al mio blog Tumblr consultabile da browser web. Potete anche, naturalmente se non avete Telegram, scrivere tutte le vostre domande qui nei commenti ai video. Noi ci vediamo la prossima volta, lasciate un like, condividete e buona lotta a tutti. Ciao ragazzi!